Volete sapere cosa ci sia di bello nella vita? Di sicuro non svegliarsi presto per registrare sta merda. Per esempio, noi l'altra volta ci siamo dimenticati di fare una cosa importantissima, ovvero andare da questo stronzo e farci dare una delle MT più utili della vita. Che sicuramente mi ci gioco il cazzo, non impara nessuno, però noi ci proviamo lo stesso. A posto. E vai, si torna alla Sylph Spa, che è quella parte divertente del gioco. Sì. Beh, non è stato difficile trovare l'apriporta a sto giro. Che poi, boh, credo che quelli che lavorino anche qua alla Sylph, meglio del Team Rocket, voglio dire, quelli del Team Rocket si presentano al lavoro tipo morti mentalmente per le rotazioni delle freccette. Questi qua invece devono ogni volta farsi i calcoli per spuntare al piano giusto. Io non lo so che cazzo l'abbia pensata sta roba. Uè, fra? Oh no, c'è Pid Geot. E ora cosa facciamo? Avanti, fagli vedere chi è il vero Geryzos. Ah, ho vinto io. Sì, sono forte, lo so. Ok, amico, dammi Lapras che così non lo uso, però lo chiameremo così. Oh, yeah, Dratini si evolve. Oh, yes. Bene, adesso ci saranno altri 25 livelli per farlo evolvere di nuovo. Sì, voglio spararmi in culo. Oh no, c'è Giovanna. Petroner, fai letteralmente cagare. Adesso avrò la Master Ball che non userò mai. A post. Poi sapete, stavo guardando un attimo le statistiche, insomma, mi ha dato Lapras che non uso mai. Giusto da mettere magari al posto di Gyarados, dato che Gyarados soffre la roccia. E quindi, cioè no, sapete, giusto per non perdere da TP da qui è già super efficace. Sì, Lapras però è di tipo ghiaccio. Tipo ghiaccio è debole anche lui a roccia, eppure a lotta. Mentre invece sto stronzo ne è immune, quasi, del tutto immune. Ed è immune a terra. Quindi, l'unico motivo per cui dovrei usare questo Pokémon è perché ha effettivamente delle statistiche migliori in attacco speciale di Gyarados. Cioè, scusa, al 25 c'ha letteralmente lo stesso attacco speciale di Gyarados, quindi che cazzo. Cioè, che mosse d'acqua quest'uomo non ne può usare perché sono tutte speciali, visto che questo gioco è pensato bene, che non ha la separazione delle mosse. Porca di quella puttana, voglio morire. No, 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 non lo alleno anche perché poi, figa, già c'ho Dragonair che è una rottura di coglioni da allenare. Però aspetta, c'è cioè geloraggio, potrebbe servirmi. Ah, e va bene. Che bello, così adesso sono un grande allenatore e posso anche fare il politico. Che divertimento. Dai, dai, dai. Dai, no, per questa palestra mi servirà anche Gyarados. Io devo capire perché cazzo mi voglio così male. Ora voi mi spiegate che cazzo c'entri Venomoth in questa palestra. Ma non Zefu, che cosa dici? La prima generazione è per forza stata pensata così? Non devi permetterti? Ma vaffanculo. Tra l'altro io avevo quattro funi di fuga trovate mai usate. Prima però di andare a Biancavilla io mi sono dimenticato che ho lasciato la pista ciclabile da fare, quindi andiamo a prenderci subito la simpatica bici, la bici volante, e devo andare a Aranciopoli. Secondo voi, quanti schianto ho fallito? Bene, abbiamo finito anche la pista ciclabile. E ricordiamo che in questa città iperpozioni non ce ne hanno perché porca troia vuoi mettere. Wow, qual divertimento mistico. Ragazzi, questo giro è proprio il più divertente, secondo me. Proprio ci stiamo ammazzando dalle risate. Quindi, facciamo così, per evitare di ridere troppo, direi che è arrivato il momento di leggere i commenti più belli, ecco. Perché, insomma, va letto, va fatto.
fatto e quindi adesso noi lo faremo. Però prima devo rispondere a un commento che mi è stato fatto. No, non leggo tutti i commenti perché altrimenti questa serie diventerebbe Jeff e Paco Play. Che cazzo di senso ha rispondere alle stesse domande? Cristo! Qui si parla solamente di dire chi è più autistico. Forse non l'avevate ancora capito. E allora, abbiamo... Se l'universo è infinito, e così anche il numero di stelle che contiene, perché la luce delle stelle che arriva sulla Terra non è tale da illuminare costantemente il cielo a giorno? E praticamente, non lo so, non te l'aspettavi questa risposta. Ti aspettavi una risposta ritardata, ammettilo. Però in questo momento sono talmente ritardato che mi è impossibile addirittura pensare a qualcosa di ritardato da dire. Quindi, casomai ci penso, formulo una mia teoria, mi servono i repellenti, e poi te lo faccio sapere, magari in privato, così puoi portarlo come relazione della tesi magistrale o del master, del dottorato, quello che cazzo vuoi, così siamo tutti belli, felici e contenti. Cosa ne pensi? Mi raccomando, RISP, ASAP, grazie. Quel simpatico ragazzo di Zach ci aggiorna sulla sua situazione, e appunto mi dice che ti sto scrivendo dal paradiso e sì, qui il wifi prende da Dio, non picchiarmi, sono indifeso. No, è impossibile che tu sia indifeso, perché se sei lì con Dio mi sa che mi picchia poi lui un pochino forte, quindi eviterei, dai. Per sto giro diciamo che sei risparmiato. San Pietro, che ha visto il video al mio fianco, ha detto che trova questo canale divertente e ha considerato l'idea di iscriversi uno di questi giorni. Al prossimo episodio. Allora, guarda che questo canale non è cristiano, quindi potresti avere dei problemini, e io di problemini non ne voglio. Infine, il miglior commento di tutti a sto giro se lo becca lui, il buon Elio Di Liberto, che giustamente ci informa, io non lo sapevo, che alla fine del gioco il gioco finisce. Questa è una cosa molto bella, una cosa incredibile, non l'avrei mai detto, meno male che me l'hai detto, altrimenti mi sarei ritrovato a dover giocare a questo gioco del cazzo per tutta la mia vita e francamente non ne avevo per un cazzo voglia. Quindi grazie per avermi rassicurato che prima o poi questa agonia finirà. Grazie mille, riceverai un ciano omaggio dal nostro fiducioso man di quartiere. Infine volevo ringraziare tutti coloro che hanno espresso una loro opinione sulla mia fantastica battuta su Hitmonlee. Allora, innanzitutto Jack, meno male che sei morto dentro, così almeno qualcuno mi fa compagnia. Bene, sono contento. Detto questo, voglio morire. Ringrazio anche coloro che hanno detto che questa battuta in realtà è molto più bella di altre battute di Paolo Ruffini. Vabbè, non che ci volesse molto, quindi non lo ritengo troppo un complimento, ma va bene così. Oh no, qua ci sono i figli morti di Mew, no, o i fratelli, no, non lo so. Sono cloni, quindi sono in effetti la stessa lo stesso Pokémon. E allora ragazzi, che cosa mi dite del Pokémon Direct di qualche giorno fa? Siete contenti dei Pokémon Megazord, dei leggendari, del Sif dei poveri? Contenti, Io no, per un cazzo. Ah, wow, ho sconfitto Zack, eccoti dove eri finito. Weblane, come vai? Hai conquistato Kanto oggi? Sì, ciao Bill, andiamo a fanculo su Primisola. Bella lì, ciao tizio. Ok, sì. Andare a fare quelle cose belle, ok? Bene, possiamo farmare anche qui adesso, siamo contentissimi. Uè. Allora, prima di andare a Seconda Isola ci facciamo il bel percorsino qua a fianco, perché
Ho bisogno di livelli. Ma questo lo vedremo nel prossimo episodio, perché adesso devo andare a tagliarmi le vene. Mi sto divertendo, eh.